Ciao a tutti ragazzi, cosa sto facendo? Sto digitalizzando una cassetta per evitare che si danneggi di più e quindi poi diventi inascoltabile. Allora, come digitalizzare? Intanto avete bisogno di uno stereo, lettore di cassette, anche solamente lettore di cassette, non importa. L'importante è che avete un'uscita RCA pulita, quindi senza equalizzazioni, senza altro. Io ho già fatto la prova togliendo loudness, abbassando bassi, alti. L'audio che viene registrato non cambia, quindi questa cosa qua dovete tenerla a mente, che il suono deve essere il suono originale, pulito, quindi flat, senza equalizzazioni. Allora, qui abbiamo l'uscita dell'amplificatore, in questo caso è l'uscita del video 1, dato che video 2 è collegato a, mi sembra, un altro ingresso. Il video 1 che ha sia ingresso sia uscita, l'uscita di video 1 l'abbiamo collegato al connettore, se non sbaglio blu, che sarebbe l'ingresso, e quindi abbiamo utilizzato Audacity. Mettete l'ingresso, linea ingresso, andate su registrazione. Adesso vedete che c'è lo spettro piccolo. Voi potete andare su effetti, amplifica, e quindi insomma siete a posto. Qui bilanciamento tra i due. Poi qua ci sono muto, solo, nel senso che sono un canale per un attimo, se non sbaglio. Poi qui la frequenza. Con questo qua avete la frequenza, già un'ottima qualità audio, 32 bit, insomma. Però se si potrebbe alzare, se non sbaglio, è meglio. Cioè, non conosco bene, come dire, io so che c'entra con la registrazione, sicuramente c'entra con la registrazione, però non so bene cosa. So che per la qualità. Sto registrando una cassetta, in questo caso è stata registrata bassa, infatti lo spettro è piccolo, l'ampiezza d'onda è piccola. È stato registrato da un piccolo stereo Fender nel 2006, mi sembra, giugno 2006. E un camino di Gigi D'Agostino. Praticamente ogni tanto trasmettevano in radio un tot di ore di musica di Gigi D'Agostino. Ci sono alcune canzoni che non riesco a trovare, allora appunto ho detto mi digitalizzo tutto quanto, poi lo metto sul telefono. E insomma, ma questo si può fare con qualsiasi cassetta, anche con lettore CD, ma con lettore CD mettete il CD nel computer e fate copia, o anche con i vinili. Niente, grazie per la visione, ciao a tutti.